ottimo argomento perché in estate non bisogna neanche mai trascurare la nostra salute. E infatti noi non lo facciamo, seguitemi. Bentornato, buongiorno. Anzi, al nostro buongiorno. Professore Ezio Di Flaviano. Buongiorno. Bentornato, professore. Allora, primario di riabilitazione nutrizionale ad Abano Padova. Ecco, oggi parleremo di quei fastidiosi sassolini che minano, diciamo, la nostra salute, la nostra coleciste, ma anche la salute dei nostri reni. Come mai ne parliamo proprio in questo periodo, professore? Ma perché sono proprio dei malanni abbastanza stagionali, direi che quasi sono dei guastaferri. Questi calcoli che possono dare dei sintomi abbastanza violenti ed eclatanti, di cui poi parleremo, sono le coliche. E questo perché? Perché d'estate spesso noi dimentichiamo di porre attenzione alla nostra salute, perché facciamo delle mangiate eccessive, perché magari beviamo poco, ci disidratiamo per il caldo, e questo può facilitare l'insorgenza di questi disturbi legati ai calcoli della colecisti o dei reni. Allora, professore, procediamo spediti, certo. Quindi partiamo subito con i calcoli alla colecisti. Ma intanto è bene chiarire cos'è questa colecisti, o cistifellea come qualcuno la chiama. È un vero e proprio sacchettino di pochi centimetri di lunghezza, a forma di pera, ma proprio periforme viene chiamata. Si trova al di sotto del lobo destro del fegato, quindi sotto l'arcata costale destra. Adesso noi la vediamo nella grafica, è quella sacchetta di colore verdastro. Sì. A cosa serve questa colecisti? Serve a raccogliere il succo biliare, che è un succo ricco di acqua, ma soprattutto di sali biliari, di colesterolo, di alcuni pigmenti, la bile appunto, che dà il colorito verdastro a questa componente, che è molto importante per i processi di digestione. Questa bile prodotta dal fegato, attraverso il dotto epatico, un vero e proprio fiumiciattolo di bile, va verso l'intestino. Tra un pasto e l'altro, ovviamente, essendo chiusa lo sfintere finale, cioè il punto dove il dotto vuota la bile nell'intestino, la pressione che aumenta all'interno di questo dotto fa sì che la bile risalga dentro la colecisti, si raccoglie nella colecisti, viene leggermente concentrata, e poi nel momento del pasto la colecisti si contrae e svuota il suo contenuto, favorendo quindi la digestione soprattutto del cibo grasso. Serve soprattutto a questo la bile, a digerire il grasso del nostro cibo. Ecco, cosa succede? Che se la nostra alimentazione non è adeguata, può accadere che la bile si diventi troppo densa, a formare una sorta di fanghiglia all'interno della colecisti. Questa fanghiglia può conglomerare e formare via via delle piccole formazioni, che sono appunto dei piccoli sassi che vanno sotto il nome di calcoli della colecisti. Ecco, quindi sono queste le caratteristiche in pratica dei calcoli? Sì, poi noi li possiamo distinguere in base un po' al contenuto del calcolo. Abbiamo i calcoli di colesterolo puro, colpiscono il 10% della popolazione, non sono molto frequenti, considerando che la calcolosi della colecisti colpisce quasi 2 persone su 10, il 15% della popolazione adulta ha calcoli della colecisti. Poi i calcoli di colesterolo puro non sono molto frequenti, sono biancastri, in genere calcoli unici, sono quelli che vediamo a sinistra nella nostra grafica. Poi esistono i calcoli pigmentari, cioè composti principalmente da bilirubina, sono più o meno scuri, sono molto frequenti in alcune classi sociali un po' disagiate per l'alimentazione scadente, oppure in chi soffre di alcune malattie del sangue, soprattutto anemie emolitiche, per la produzione eccessiva di pigmenti biliari, e che dà questo colorito scuro al calcolo. Invece poi più frequenti, quasi il 70% dei calcoli, sono quelli misti. Misti perché? Perché c'è un po' di tutto, c'è un po' di colesterolo, c'è un po' di pigmento biliare, e ci sono poi dei minerali di calcio. I calcoli poi possono essere singoli, quindi un solo calcolo, magari grande, oppure tanti piccoli calcoli. Questi sono più pericolosi. Sono più fastidiosi e più pericolosi. Professore, ma è nota l'origine di questo problema? Ma direi che soprattutto sono le donne a essere interessate più degli uomini, sono più frequenti nei soggetti sovrappeso obesi, soprattutto nell'obesità viscerale, circa
3-4 volte più frequenti della popolazione normale, quindi è evidente che ha un po' a che fare con l'alimentazione, soprattutto con un'alimentazione eccessivamente ricca di grassi, perché porta ad una iperproduzione di bile, a una bile estremamente densa, e questo può favorire la formazione del calcolo. E ci sono dei sintomi particolari? Ma il sintomo è legato ovviamente ad una bile densa, quindi principalmente alla base di tutto ci può essere qualche disturbo digestivo, mal di gestione, flatulenze, difficoltà a digerire, sonnolenza dopo il pranzo. Ma il danno vero e proprio succede quando il calcolino piccolo, o più calcolini piccoli, o uno un po' più grande, da quella sacchetta prende quella via, quel canalino verde che raggiunge l'intestino, che vediamo nella grafica, e quindi quando il calcolo blocca il passaggio del liquido della bile, quel dotto si dilata e cominciano i veri e propri guai, cioè la colica epatica in questo caso. Ecco. È dolorosa. È dolorosa, è perché dolorosa. Perché la colica di solito compare quando si ha dopo i pasti, sì, vero? In genere è proprio il pasto, perché dicevamo che la ingestione del pasto porta alla contrazione della colecisti, normalmente a svuotare quindi il contenuto. In questo caso quindi il calcolino si incanua lungo il coledoco, e lì comincia il dolore. Il dolore compare a livello dell'epigastrio, da lì si diffonde a tutta la regione del fianco destro, alla spalla, e la persona assume ovviamente un aspetto di grande sofferenza, in genere ha una postura di difesa perché rimane piegato e contratto su se stesso. Il dolore può durare anche molte ore. Allora, diciamo perché la calcolosi, professore, non va mai sottovalutata. Ma soprattutto per le conseguenze più immediate possono essere un'infiammazione della colecisti, la colecistite acuta, che può portare a produzione di pus all'interno della colecisti e quindi ad una vera e propria peritonite, perché la colecisti si può perforare. Ma soprattutto il danno è quando queste coliche si ripetono nel tempo, perché i calcoletti sono tanti, ci possono essere delle gravi sofferenze sia del pancreas, quindi pancreatiti acute, che è un evento estremamente drammatico, molto pericoloso, a volte mortale purtroppo, o a infiammazione anche a carico del fegato, delle vie biliari, quindi colangiti. Quindi mai trascurare al primo sintomo di dispepsia, controllare con una banale ecografia, che è un esame indolore e non invasivo, per vedere se la nostra colecisti è libera o è piena di fango o addirittura di calcolo. E se così fosse? In cosa consiste Soluzione? Nella fase acuta, aiutare con degli antispastici, degli antidoloriferi per rimuovere il dolore. Successivamente curare l'alimentazione, quindi ridurre l'ingestione di grassi, usare qualche farmaco che aiuta a sciogliere la bile, a renderla più fluide, sono a base di acido ursodesossicolico, un nome un po' complesso, ma che aiuta a sciogliere la bile, e nei casi estremi, lì dove i calcoli sono tanti, le coliche si ripetono, purtroppo occorre il coltellino del chirurgo, che porta via, ormai in laparoscopia, quindi con un intervento di pochi minuti, che porta via la colecisti. Per i calcoli renali invece, professore, che anche questi sono destinati ad accentuarsi soprattutto nei periodi estivi. E questo dicevamo all'inizio, colpiscono soprattutto gli uomini, che vanno più facilmente incontro a fenomeni di disidratazione. La donna è portata di più a bere durante l'estate, l'uomo lo dimentica di più. I fenomeni di disidratazione portano anche qui, a livello renale, alla concentrazione delle sostanze disciolte normalmente nell'urina. Queste sostanze disciolte in un'urina troppo densa possono portare a formare i piccoli calcoli, che inizialmente hanno una forma ovviamente minima, quasi una sabbia, si parla appunto di sabbia renale. Invece fino a raggiungere, quali dimensioni possono arrivare? Addirittura possiamo arrivare a dei calcoli delle dimensioni anche di una pallina da golf, addirittura in qualche caso di una pallina da tennis. E anche qui ovviamente il problema è: cosa succede a questo calcolo? E quello che succede è che in genere è asintomatico. Magari per molti anni una persona ha un calcolo anche grande nel rene e non se ne accorge. Magari se ne accorge per caso quando fa una radiografia dell'addome o un'ecografia. E le cure in questo caso quali anche consiglia? Qua però il sintomo principale poi è la colica. Se subviene la colica, subito antispastici, antidolorifici, tanta acqua anche qua per eliminare, per facilitare l'eliminazione del calcolo. Se tutto questo non dovesse bastare o le coliche tendono a ripetersi, purtroppo anche qua dobbiamo ricorrere al chirurgo per asportare non il rene ma solo il calcolo. Ecco.
E dopo tanti suggerimenti e consigli importanti proprio per la nostra salute, quindi ringrazio il nostro professore. Grazie a voi. Grazie ancora per essere stato con noi, Ezio Di Flaviano. Adesso invece andiamo a vedere.